Amici di Milan.soccer, buon pranzo, noi stiamo facendo una bella passeggiata. Volevo farvi vedere, qui siamo a Rimini, vedete com'è questa piazza? Questa piazza è un quadrato, dotto, è una piazza quadrata. Che figure di merda che sta facendo la seconda squadra di Milano. Ora io ero incerto se mettere in copertina questo obiettivo del Milan oppure se mettere, come dire, un percorso dove alcune signorine di facili costumi, anche giganti, attendono i loro clienti, perché a me questo sembra il calciomercato, un momento storico veramente di una bassezza unica. Adesso però ci spostiamo un attimo perché voglio farvi godere un attimo di questa splendida piazza, di questa meravigliosa piazza, e quindi mentre godete di questa meravigliosa piazza vi chiedo di iscrivervi al canale. Questo è molto importante per noi, quindi grazie, grazie, grazie davvero per chi si è già iscritto e grazie per chi lo farà. È possibile anche abbonarsi, 0,99 centesimi, per essere parte di questo nostro canale con delle piccole esclusive, e 2,99 euro, c'è scritto qui sotto abbonati, per chi invece vuole dei video in esclusiva un po' più interessanti dal punto di vista degli approfondimenti, interviste con personaggi speciali, quiz e tanta statistica, tanti dati statistici. Inoltre, link in descrizione. Che cosa abbiamo? Possiamo muoverci, loro sono insieme a noi. Link in descrizione. Abbiamo invece l'applicazione numero 10, l'applicazione che vi cambia il modo di guardare il calcio. Beh, un po' in giro andavano presi i cugini quando lo speaker dirà con il numero non so quale, one quadrado. E di là invece, quando ci sarà Inter Juve in attacco con il numero non so cosa, non so quale. Ah, Lukaku, arriviamo al nostro Milan. Il Milan dunque chiude per Reinders, e quindi il calciomercato del Milan per ora conta Loftus Cheek, Luca Romero, Pulisic e appunto Reinders. I 70 milioni del buon Tonali sono dunque così serviti per questi tre acquisti, e c'è un residuo anche per l'altro colpo che sta per essere chiuso, ovvero con Musak, centrocampista del Valencia, muscoli, aggressività e verticalità, un bel giocatore, davvero un bel giocatore. Musak è un altro americano, il nostro patron vuole fare un Milan americano. Pulisic, Musak, che è nato a New York, anche se poi è diciamo vissuto a Castelfranco Veneto, quindi ha una capacità, cioè parla italiano benissimo, questo aiuta un po' Pioli. A novembre farà 21 anni. E dicevo, il Milan molto americano. Sono usciti anche dei dati Nielsen, non è quello dei piatti, ma Nielsen è una delle più importanti agenzie di statistica al mondo, e ci dice che gli americani tifano Milan. 43 milioni è l'ultimo dato, nettamente al primo posto rispetto a tutte le altre squadre. È chiaro che avere come Pulisic un mito per tutti gli americani che seguono il soccer, come Milan Soccer, è cresciuto, dicevamo, a Castelfranco Veneto, c'è un accordo per 2 milioni netti a stagione, gioca bene sia nel 4-4-3 che nel 4-2-3-1. Il Valencia offre, il Valencia vuole 25 milioni, il Milan per ora si è fermato a 15, ma obiettivo, diciamo così, è arrivare a 18-20 del Valencia e chiudere. Arriviamo alla questione degli attaccanti. Avete visto la copertina? Devo parlarvi di quel ragazzo che vedete in copertina. Taremi in questo momento è il nostro obiettivo principale, ma ci sono dei problemi, perché lui innanzitutto sarà svincolato tra un anno e a parametro zero è molto interessato alla Premier League, per cui un parametro zero come lui per la Premier League, capite bene che c'è quella priorità. O lui, abbiamo già detto questo più volte, o lui o Chukwueze, perché uno solo può essere
l'extra, abbiamo un solo slot extracomunitario, quindi o lui o Chukwueze. Per quanto riguarda il terzino destro, ora torniamo agli attaccanti. Singo del Torino, Messias al Torino, quindi ci potrebbe essere questo scambio, Singo per Messias. Centrale difensivo piace Facundo González, mentre per il terzino sinistro abbiamo già detto questo, Andrea Cambiaso. Per quanto concerne invece le alternative a Chukwueze, nel caso in cui si dovesse chiudere per Taremi, le alternative a Chukwueze sarebbero Isaksen del Midtjylland e Johan Bakayoko del PSV. Non è lo stesso Bakayoko, ma è quello del PSV Eindhoven. Poi il dal Rennes ci sarebbe questo interessamento anche per Doku. Andatele a cercare questi nomi su YouTube e vedete anche degli highlights, insomma, come giocano. Io vi faccio questi nomi, ma la conoscenza tecnica di questi calciatori è sicuramente una conoscenza limitata. Io personalmente, devo essere sincero, non li conosco, però mi sto facendo una piccola cultura. Torniamo però all'attacco, perché Taremi, come abbiamo detto, è al primo posto, ma al di là delle fantasie che girano, Lukaku al Milan, eccetera, eccetera, non mi ha sorpresa, sono due. Uno è Manuel Emega, dello Sturm Graz, ma soprattutto, e qui ho voluto metterlo in copertina, anche se nei giorni scorsi se ne è parlato di questo ragazzo, però ieri a un certo punto era giunta notizia a quelli che sono un po' i giornalisti che sono più vicini al Milan, a quelli che sono al mondo Milan, che Furlani ha preso un aereo per Parigi e chi è andato a incontrare. Ma voi sapete che il Milan si comporta sempre così: prima si mette d'accordo con il calciatore e poi si mette d'accordo con la società, per cui il Milan segretamente avrebbe incontrato Hugo Ekitike. Lui è un 2002, ha giocato nel Rennes nel 2021-22, quindi un altro uomo di Moncada. Nel 2021-22 ha giocato, dicevo, nel Rennes e ha fatto 11 gol in 26 gare. Subito preso sotto la mira del Paris Saint-Germain, e quindi è chiaro che nel Paris Saint-Germain in questi mesi ha giocato molto poco, e quindi, avendo giocato molto poco, lui vuole trovare spazio e il Milan potrebbe dargli. È un giocatore giovane, a dirla tutta, per cui passare da un Giroud a un giocatore del 2002, eh sì, 21 anni, 2002, come Hugo Ekitike, potrebbe essere un po' complicato, oppure potrebbe essere da affiancare per farlo crescere nei prossimi giorni e nei prossimi anni, più che nei prossimi giorni. Questo è il calciomercato a stamattina. Bisogna però ora vedere che cosa succederà nelle prossime ore. Non c'è fretta, perché il Milan innanzitutto non vive di quest'ansia che ci spostiamo, intanto perché vi voglio continuare a far vedere un po' Rimini. Dicevo, il Milan non ha l'ansia di dover fare un calciomercato improvvisato come quello della seconda squadra di Milano, che dopo aver perso Lukaku si è messa alla ricerca di Cuadrado è svincolato, quindi a parametro zero, non mi veniva la parola, a parametro zero. Lui è proprio innamorato di me, abbiamo un fan, io gradirei non averlo. No, non importa, abbiamo proprio... No, scusatemi, c'era un po' di brusio. In questo senso, dicevo, un calciomercato improvvisato, perché un parametro zero di 35 anni, solo per un anno, non puoi costruirci nemmeno un progetto attorno. È stato fatto solo ed esclusivamente così, come ripicca. Io penso che ormai sia nata una nuova squadra
si odiano talmente tanto che sono arrivate a toccare gli estremi fino ad amarsi. Quindi non esiste più l'Inter, non esiste più la Juve, esiste solo la Junter. È tutto per oggi, un saluto, ci vediamo domani mattina, abbiamo tantissime persone che guardano, uno che parla davanti a un cellulare, ma questo è un po' il bello della diretta, come diceva qualcuno. Saluti, ciao!